Grazie Sanitazio, direttrice dello spazio espositivo della Smart World Resort. Vi diamo il benvenuto a questo quarto appuntamento del ciclo Incontri con l'Artista. Questa sera avete protagonisti Enrico Piatelle e l'incontro è volto ad approfondire i lavori presenti nella nostra qualità interna, che è una durata. Lascio la parola a Davide. Buonasera, una parola velocissima sulla mostra, così per entrare nella discussione, che è una mostra che ha due caratteristiche: è poco progettata, per quanto possibile, una mostra, e improntata a una forma di semplicità che in qualche modo, dal mio punto di vista, appartiene a Federico, una semplicità stessa, elegante, però è davvero una forma di semplicità che mi piacerebbe anche emergesse durante questa discussione. È una mostra poco progettata, perché è un problema quando si ha a che fare con la pittura spesso, quando si ha a che fare con il pittore, è importante il processo del progetto e la dimensione processuale quella progettata, e quindi questa mostra ha in qualche modo l'ambizione di offrire uno spaccato, di mostrare quello che Federico fa sempre, quotidianamente. Cosa fa quotidianamente? Federico fa anche altro, e dopo magari cercare di comprenderlo, quindi non solo la pittura, ma quello che fa contemporaneamente è appunto dipingere quei timbri, dipingere olio, e questa mostra ha l'ambizione di offrire uno spaccato su quello che puoi trovare un giorno qualsiasi nello studio di Federico. Semplice invece, la semplicità, che cosa significa? Significa che Federico è un artista che dipinge sempre il complesso della pagina bianca, innanzitutto, e che la sua pittura non ha nulla di muscolare, muscoloso, non c'è ossessione del quadro ultimo, quadro definitivo, è una cosa che in fondo attiene alla pittura, per quanto il Novecento abbia smentito questa questione, però poi inseguono il capolavoro, il quadro ultimo, il quadro definitivo. Federico non cerca questo assolutamente. E perché? Perché in cosa consiste questa semplicità di Federico, no? Altre declinazioni. Il fatto che Federico dipinge sempre, dipinge quello che è intorno, quello che è vicino, dipinge la vita familiare, dipinge la moglie, dipinge la figlia, dipinge i viaggi, le vacanze, le passeggiate, ma cose veramente semplici, quello che si vede in traffico, le auto, i passanti, e questi sono i soggetti che tornano naturalmente del lavoro di Federico. Dipinge qualcosa che per me ha a che fare con un'idea di normalità, ora è difficile definire la normalità, però se c'è una cosa che attiene al progetto invece, ma ai tempi molto lunghi, nella voce di è proprio questo racconto, questa descrizione della normalità. Questa mostra è una normalità che finisce, perché nelle discussioni che precedevano la mostra tiravano fuori cose che appartengono proprio all'immaginario di Federico, ad esempio, non so, un film come La famiglia di Ettore Scola. Ecco, sta dietro in qualche modo a molti dipinti che sono in mostra, ad alcuni dipinti che sono in mostra. Oppure Il conformista di Moravia, che è uno dei romanzi più importanti per Federico, per quello che abbiamo discusso e che abbiamo condiviso qualche tempo fa. L'altra cosa è che, come dire, io, in modo un po' perverso, non avrei voluto in questa mostra i lavori con i timbri. Poi in realtà sarebbe stato chiudere questa mostra in una dimensione, allora sì, progettuale. Come dire, Federico fa anche i timbri, li fa tutti i giorni, se l'obiettivo è quello di mostrare di Federico che impiega tutti i giorni, allora ci sono anche i lavori con i timbri, che sono, come dire, che sono una cosa che caratterizza, che identifica Pietrella, più o meno da quando, Federico? Dal 1998, il primo lavoro con i timbri è del 1998, no? Sì. Come hai iniziato a fare questi timbri, perché, dove, e come funziona, come li fai questi quadri con i timbri? Allora, il primo quadro ho fatto era appunto il 98 ed era durante un breve soggiorno ad Anversa per il progetto Erasmus che si faceva in Accademia, e quindi prima di partire guardavo tante cose, era un momento appunto di studi dell'Accademia, quindi ero curiosito e andavo scoprendo tante cose differenti, e quindi da che
pittura che vedevo, la pittura dell'Ottocento che vedevo alla Gnam di Roma, e però andavo scoprendo artisti come Aliero Poetti o più in generale, scoprivo il mondo e l'arte non c'è qua. E quindi sono partito, sapevo che sarei stato un breve periodo, erano 3 mesi ad Anversa, e mi sono voluto dare un progetto in quell'occasione, cioè di fare un unico quadro che raccogliesse in sé tutti questi, queste giornate, questo periodo. E dunque, ok, ancora più nel dettaglio può essere interessante, perché la cosa che ha a che fare con lo stupore che hai con i dipinti, insomma, come li fai, cioè, cosa succede? Praticamente, sì, praticamente. Beh, innanzitutto c'è un legame forte con la fotografia, cose che poi ho scoperto studiando, in verità l'idea di fotografia se la possiamo ricondurre insomma a Canaletto, se non ancora prima, e quindi l'idea di comunque rappresentare una parte di realtà, un momento di vita. E il timbro, e però ecco, a me piaceva, mi piace sempre vedere i dipinti da lontano e da vicino, quindi vedere le singole pennellate delle opere, quindi volevo dare forza a questi dettagli, cioè a vedere il singolo gesto dell'artista. La domanda era come li faccio praticamente. Praticamente utilizzo, cioè aggiorno il timbro alla data corrente in cui lavoro e diventa una tessitura di timbrate, laddove ovviamente sono più fitte, fa più scuro e dove è gradato fa più chiaro. E quindi, diciamo, lavorando su questa texture si compone l'immagine tramite chiaro scuro. Senti, una cosa interessante è che vedere il gesto dell'artista, perché non sempre con la pittura che viene fatta oggi questa cosa è possibile, insomma, sappiamo benissimo, non so, vediamo Jeff Koons, noto pittore contemporaneo, ma non tocca mai per niente, non l'ha mai toccato, lascia fare ai suoi assistenti. Questa frase, questa cosa è detto molto semplice, vedere il gesto dell'artista esprime anche una particolare posizione dell'autore, no? rispetto al lavoro, e mi fa venire in mente quella polemica di qualche anno fa, David Hockney, Eminasta, no? David Hockney aveva scritto sui manifesti della sua mostra, in riferimento alla mostra di Eminasta, l'arte di chi la fa con le sue mani, ogni opera che vedete in mostra è fatta proprio dall'artista, no? Quanto ti senti vicino a una posizione così un po' conservatrice come quella di Hockney rispetto al lavoro di Eminasta, che naturalmente è fatto dai suoi assistenti, no? Che so, prima Jeff Koons, potrò prendere naturalmente anche tu. Io non mi sento assolutamente di condividere, cioè nel senso non è che penso che esista una arte giusta e un'arte sbagliata. De Meista ovviamente è un grandissimo artista e a me è piaciuto sempre moltissimo, e soprattutto quando ho capito alcune cose, e quindi non mi sento di dire che una cosa, e ovviamente creare una polemica è utile, no? Anche in termini di comunicazione. Quello che piace fare a me, senz'altro nel momento in cui faccio un quadro mi piace farlo io. Ho provato per esempio quando ho le commissioni, il lavoro doveva accelerarsi, oppure lavorato con qualche assistente, in particolare un periodo con un assistente al quale vedevo di fare poi alla fine gli chiedevo di andare a comprare il materiale, avrei voluto che mi facesse lei, un po' forse non è stato possibile, no, perché un po' forse non era tanto brava lei, e poi in verità capivo che non aveva senso per il mio lavoro, cioè il mio lavoro ovviamente ha senso se c'è il mio segno, insomma, non a caso poi
infatti il mio studio attualmente in casa è tutto sommato, diciamo, in base a questa idea nel mio lavoro, con la direzione che poi mi sono andato a costruire intorno. Da una parte idealmente mi piacerebbe avere la bottega e fare un po' l'industria, la piccola fabbrichetta. Gli artisti che lo fanno, e ovviamente un Jeff Koons è quello proprio il suo lavoro, no? Io infatti non lo definirei un pittore, diciamo lì è un cerchio che si chiude nel mio caso, ma come David Hockney anche per il tipo di lavoro che fa è ovvio che ci deve essere il suo gesto. Senti, non hai paura che il virtuosismo che il tuo lavoro esprime, parlo di quello che timbri, sia la cosa di fronte alla quale chi guarda si ferma in realtà, cioè l'incanto e poi... Ma io lascio agli occhi dello spettatore, di chi lo guarda, la libertà di guardarlo come vuole. So, e forse utilizzo un po', che può attrarre per questo motivo, cioè, ah, ma come fare? Cioè, però spero che nel mio lavoro ci possano essere più livelli di lettura. Allora, se senz'altro c'è un primo livello che quello che può essere eventualmente del virtuosismo, a me non sembra più virtuoso. Comunque, che sì, anche perché poi il lavoro che timbri ha avuto una sua evoluzione, non internamente, diciamo, prima, come dire, i contorni tracciavi, disegnavi, c'erano, poi piano piano sono andati scomparendo e in qualche modo sei più libero di usare l'attrezzo, lo strumento. Beh sì, cambia anche nel momento in cui utilizzo l'acrilico piuttosto che l'olio, insomma. Ed è importante questi aspetti tecnici che ovviamente poi... Bah, per esempio, hanno dei lavori che sono più fotorealistici, mentre invece altri possono essere più impressionisti, diciamo, invece di lavorare più sulle macchine. È un po' nel caso dei lavori con i timbri, mi piace l'idea che ci sia un progetto che può essere inteso come un unico lavoro, cioè i lavori con i timbri in toto. Se immagino una mostra quando sarò un anziano, sperando di essere molto anziano, e quindi avrò costruito un corpo di lavori, non so, 5.000 opere con i timbri messi insieme, potrebbero essere considerati un unico lavoro. 5.000 opere hai detto, fatte di timbri, non hai paura di avviarti, questa è un'altra, prendo come una piccola provocazione, di avviarti verso il placido percorso dell'artista che viene proprio identificato con i timbri. Federico Pietrella è quello che fa i timbri, non è una cosa che ti spaventa, non so, avere questa connotazione. No, sono naturalmente perché faccio altro, e quindi poi alla fine faccio quello, cioè dedico le mie giornate, diciamo, a tante cose. Però no, penso che non posso controllare, quindi diciamo a un certo punto ho tolto questa volontà di controllo sul mio lavoro, cioè il mio lavoro lo faccio, sono felice quando per esempio nel mio studio io non accumulo opere, cioè il mio studio quando un po' per fortuna perché i lavori girano, ma mi piace che faccio dei lavori e poi vado per la loro strada, insomma. Sì. Anche strategicamente penso che sia in un certo senso utile. Senti, hai parlato prima di fotopittura. E qui adesso abbiamo un'immagine di un dipinto di Gerhard Richter, insomma, nel 68, quindi questo lavoro di fotopittura, Richter comincia a farlo all'inizio degli anni 60, a metà, insomma, siamo nel 64, più o meno, quando fa i primi
prime fotopitture. Questa è un'immagine diretta, proprio di Piazza dell'Uomo, quindi ci sposta anche geograficamente nel luogo in cui anche più ci siamo incontrati, dove hai vissuto una fase importante del tuo percorso. E ora la cosa interessante è questo, cioè, qui parlo di fotopittura, se uno dovesse fare un racconto della pittura italiana degli ultimi vent'anni, diciamo così, cosa molto complessa perché non è stato fatto, non è stato fatto anche per via di quel delicato, difficilissimo rapporto con gli anni Ottanta, che in qualche modo sono stati, come dire, un freno per molti artisti che poi all'inizio degli anni 90 hanno dentro la transa avanguardia con i neoespressionismi, in qualche modo europei, internazionali, che poi hanno ricominciato a dipingere. In Italia in particolare non è stato fatto perché è una storia complessa, è difficile ricostruire le genealogie, la continuità, lo sviluppo della pittura italiana negli ultimi anni, però certamente se c'è un filo conduttore possibile è quello, proprio quello del fotorealismo. Quando Federico comincia a fare dipinti con i timbri, certamente in Italia ci sono tantissimi artisti che hanno più o meno l'età di Federico, oppure sono un pochino più vecchi, ma non di molto, e mi riferisco, non so, a Daniele Gabbiano, Francesco Lauretta, piuttosto che il primo Luigi Presicce, piuttosto che Luca Pancrazzi, piuttosto che Davide La Rocca, un nostro comune amico che abbiamo perso di vista. Ecco, ci sono tutta una serie di pittori che reinterpretano questa parte del lavoro di Richter, lo svuotano un pochino di forza concettuale e fanno fotopittura. E Federico, quando comincia a fare dipinti con i timbri, viene, come dire, collocato all'interno di questa tendenza della pittura italiana, che è anche una tendenza della pittura internazionale. Ci sarebbe, se ci mettessimo a fare la lista di tutti quelli che facevano lavori simili a questi di Richter negli anni 90, staremmo qui almeno un'ora. Quello è una linea, un racconto dell'arte italiana. L'altra invece è quella della bad painting inglese, Martin Malone, piuttosto che Chantal Joffe, in Italia Gabriele Picco, espressione, non so, posso dire che a Roma forse Marco Rattarelli ha a che fare, no? Con quella, sì. magari non mi è parlato male, no, forse più Gabriele Picco sicuramente. La bad painting è una pittura volutamente cattiva, volutamente fatta male, volutamente insomma, distratta e sbagliata. E invece c'è quell'altra, quella parte di Federico. Quando ti riconosci, poi Gigliotti ci ha fatto, Guglielmo Gigliotti ha fatto anche una mostra da Canavieri, se non sbaglio, in quegli anni, che si chiamava Neoiconica, e che aveva a che fare con questa idea, che Federico, in qualche modo, o che il lavoro di Federico e quello di altri fosse riconducibile a questa linea retteriana. Quanto ti riconosci a distanza di anni in quel contesto, in quel discorso? Poco, poco. Cioè, io mi ricordo che a una quadriennale un sacco di anni fa, che ero ancora studente all'Accademia, dove c'era un quadro di Daniele Gagliano, e dice, ah, che bello questo, mi piace. Ma poi la settimana dopo qualcuno disse, guarda, c'è Richter, allora scoprì Richter, e quello che mi era piaciuto lo riscoprì, che invece era stato fatto 30 anni prima. E allora, insomma, sì, poi c'è il fatto che Richter aveva stabilito una specie di equivalenza fra come dire, la fotopittura e l'astrazione, come faccio questo, faccio quest'altro, ed è più o meno la stessa cosa. Questo è il motivo per cui... Sì, però già, diciamo, penso, non lo so bene, però penso che Richter, anche dal punto di vista sia di mercato che di successo, così la rivista sia stato il lavoro di fotorealismo. Certo. Ha iniziato qualche anno prima, penso. Comunque, Gagliano. Quindi io già da subito Gagliano mi piacque, però capì che c'era qualcosa che in fondo non quadrava, mi convinceva. Poi però praticamente quasi finita l'Accademia, il gallerista di Gagliano, tramite Guglielmo Cigliotti, mi chiamò e iniziò a lavorare con lui. Però per me era praticamente come se, non so, adesso mi chiamasse a lavorare a Lunga Cosa, cioè la mia emozione dell'epoca di essere chiamato un gallerista, così fu quella. E quindi mi ritrovai all'interno di quella situazione, dove senz'altro che il mio lavoro doveva essere letto, però internamente pensavo che in fondo non era solo quello, però insomma accettare questa, insomma, era una grande opportunità e ci stetti dentro, ecco. Poi in fondo proprio da
passare degli anni, insomma, sono contento di, essere stato lì, che era un gruppo di era una galleria importante in quel momento. Penso a distanza di ormai 15 anni, tutto sommato aveva una sua... Sì, guarda, una galleria che, che raccontava quella discontinuità di cui parlavo prima, perché negli anni 80 aveva fatto tutto il neoespressionismo tedesco, no? E poi negli anni 90 invece questa fotopittura, per cui lì c'era un discorso che poteva ricostruire questo strano filo conduttore, che in realtà della pittura a cavallo fra gli anni 80 e 90, che è un momento, un passaggio molto molto delicato. Senti, siccome ti ho chiesto di... Tu hai selezionato le immagini, no? E per me hai scelto questo dipinto in particolare, di Ritter. In verità l'ho scelto, a parte perché è a Milano. Ci siamo conosciuti a Milano, quindi sono qui a Milano. Poi ho scelto questo perché, perché in verità penso sia un po' un errore, nel senso che... viene riconosciuto il grande valore a Richter di fare fotopittura, nel senso che l'idea di fondo è quella non di fare un quadro, ma di riprodurre una fotografia. E quindi come se lui appunto trova una foto, e quindi può essere anche la foto banale, istantanea, sbagliata, e di riprodurre. E questo è il valore concettuale della fotografia. Però questo lavoro... Sì, è in qualche modo un tentativo di liberarsi dei limiti della pittura attraverso l'esercizio del copiare. Del copiare, sì. senza coscienza, senza consapevolezza della storia, senza complesso della pagina bianca, no? Questa questione. Sì. Sì. E infatti lui fece un altro dipinto del Duomo di Milano da una fotografia tratta da un giornale. Poi però dice questo qua, ho letto, che è stato commissionato dalla banca, non so che sta... forse l'ufficio hanno questa lista, e quindi in verità lui non ha fatto questo dipinto da una fonte, si sarà fatto scattare le fotografie, cioè comunque non è trovare una fotografia di fare, e quindi secondo me invece c'è un compromesso in questo quadro, è un po' l'idea del compromesso. Beh, ma tutto, della commissione, tutto è pieno di compromessi, congruenze, se non pensa solo proprio alla fotografia, ma lui inizialmente dichiara che appunto il rapporto casuale gli interessa il soggetto, gli interessa la provenienza, poi invece qualche anno dopo, quando vedi Atlas, vedi invece un tentativo di organizzazione, di sistematizzazione del lavoro di fotografia. Se uno legge la pratica quotidiana, la pittura, un libro meraviglioso, fantastico, che consiglia a tutti quelli che amano la pittura, cioè tutte le interviste raccolte da Obrist e fatte a Richter nel corso di tanti anni, uno vede proprio, tocca con mano, no? Le ambiguità nel rapporto con la fotografia di Richter, perché lui si contraddice continuamente rispetto a questa questione del cosa racconto, non mi interessa, dice all'inizio, poi invece comincia a dire che gli interessa che c'è una ragione per cui sceglieva quella foto piuttosto che quell'altra. Vabbè, questa è una proprio quando abbiamo letto la teoria della pittura. Sì. E senti, invece l'altra posso... Beh, questa è su Richter. No, stavo pensando adesso che questa idea di compromesso forse un po', diciamo, non mi è piaciuta rispetto a Cannaviello, sentirsi messi insieme a una cosa che in fondo non mi sentivo tanto, però insomma era un compromesso anche questo, chiuso aperto, capito? Sì, certo. Vogliamo approfondire l'aspetto del compromesso? No, vabbè, c'è una storia analoga, cioè per esempio quel dipinto della prima sala nasce da una foto che Stefani sbaglio, sì. Ti ha mandato, no? Sì, io ho chiesto a Stefani di scattare, ah, ok. Perché lui era nel sopralluogo, insomma, erano stati all'ultimo piano, c'era un bel terrazzino, io vedevo questo bel tramonto, insomma. Piazza Grati Grande è stata fatta su per me. Testa, ah, la piccola lì c'era una foto recentemente scattata, sì. E quindi forse potrebbe anche essere interessante l'idea che io vado sul profilo Facebook di Stefani, che ha fatto la fotografia della piazza dove lavora, cioè che tutti i giorni vede così, esatto. E rifaccio quella foto. Non è un fotorealismo, perché in realtà è molto espressivo, insomma, un gesto pittorico, però può essere, insomma,
Invece il quadro grande, sì, chiesto Stefano, scusa, andresti su in terrazza, mi fai una foto quando c'è quella luce bella. E tanto abbiamo aspettato perché c'è stata perché una settimana di pioggia. Non c'è un momento, non riesco. Sì. E quindi un po' qui è anche il senso della commissione, cioè dell'artista che in fondo accoglie, ascolta, un po' questo mi piace, cioè. È anche un liberarsi da tutta una retorica dell'artista così assolutamente, come dire, viene indipendente. Ma che è la questione? Senti, dopo se vuoi torniamo ancora su questa cosa del compromesso. In realtà volevo proseguire questa passeggiata tra dipinti che lui ha selezionato. E un altro riferimento importante, secondo me, emerge molto in questa mostra, per una serie di ragioni emerge, che Federico già subito l'ha detto poco fa, è in qualche modo l'Ottocento. Quale Ottocento? Il tardo Ottocento, cioè uno stadio della pittura pre-avanguardia, quindi il momento in cui la pittura avverte una crisi, quella cosa che Brau chiama la crisi della pittura da cavalletto, ma in qualche modo forse è ancora convinta delle sue potenzialità narrative, no? Delle sue capacità di poter raccontare il mondo. In ogni caso, uno degli artisti, no? Che Federico ama da tanto tempo, adesso è in corso anche una mostra Palazzo Reale a Milano, è Segantini. E di Segantini Federico ha scelto questo dipinto. Però prima hai detto, questo dipinto probabilmente l'hai visto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, e parlavi di queste passeggiate che facevi quando eri studente in Accademia qui a Roma, e insomma so che hai passato molti pomeriggi, sì, alla Gnamma, sì, a guardare quadri. Raccontaci un po' di queste giornate alla Gnamma. Allora, innanzitutto, perché è un posto bellissimo, l'edificio, poi da studente dell'Accademia con il tesserino si entrava gratuitamente e c'erano anche bellissime sedute che forse non ci stanno più, e quindi anche in compagnia era piacevole sedersi lì. Poi sabato pomeriggio, cioè durante la settimana andavo all'Accademia ed era piacevole, sabato pomeriggio veramente non sapevo che fare, e quindi e quindi andare lì era proprio poter stare in un bel salotto e in compagnia, diciamo, dei quadri, e un po' la mia formazione, quindi le cose che ho visto sono state quelle, e soprattutto mi dava grande soddisfazione vedere quelle cose, poi tornare in accademia o comunque a casa e provare un po' a rifare, e un po' mi usciva, o almeno mi sembrava, insomma, e quindi ero contento di questo. E questo quadro in particolare è proprio, per lì non so perché, però mi piaceva tantissimo. Innanzitutto è molto grande, poi è così, è grande, quindi è di grande impatto. E poi l'ho fatto passo passo, e infatti ho messo anche un dettaglio, che è Segantini pre-divisionista. Però in verità raccoglie tanti modi di dipingere, perché tipo tutta la linea dell'orizzonte, anche un po' le figure, sono dipinte in una maniera ancora abbastanza tradizionale, accademica di quell'epoca. Mentre invece già in tutto il Prato diventano pennellate proprio espressioniste, cioè se uno andasse va a vedere da vicino, sono proprio colori già in qualche maniera divisi, e quindi quei singoli gesti è una ricchezza pittorica che appunto diventa l'astrazione, che poi magari non so, vedevo adesso veramente Afro Baldassarre, tanto mi piaceva, e quindi l'astrazione, la qualità della pittura legata dalla rappresentazione. Certo. Quindi in pratica era un singolo quadro. E poi è quel vedere da vicino e da lontano, no? Da vicino è astratto, sì. È l'immagine.
E infatti all'Agnam poi insomma, il mio sguardo alla fine finiva su dei bei dipinti di Balla, presidista, dove è divisionista, e in qualche maniera è il passo successivo a queste cose. Sì, ma dire una cosa sul delitto, perché c'è una cosa buffa che ci dicevamo quando preparavamo la mostra, diceva, dico, guarda, quando è finita la mostra, facciamo una bel pomeriggio a Marpignano, al lago, dove ci sono le mucche che pascolano al dosso del lago, dove c'è una tranquillità, che ha molto a che fare con l'indole, col carattere di Federico, con la sensibilità e con l'immaginario di Federico. Questo dipinto fosse spegnente, lo stesso tipo di, no? Entra in qualche modo a che fare con l'immaginario. Beh, poi via del, no? Sì, poi praticamente il ritorno del pascolo al tramonto. Questo l'ho letto dopo, ho capito dopo, però forse. E quindi insomma, senso di riposo, senti, poi hai scelto invece qualcosa che è cioè in qualche modo il primo boccione, il primo Balla dell'Isco, no? Questa linea divisionista della pittura italiana. Questo è un dipinto che mi sta molto a cuore, perché questo famoso autoritratto di Boccioni del 1908, con cui Paolo Fossati, questo libro meraviglioso che si chiama Storia di figure di immagini, apre proprio il suo racconto della pittura italiana del Novecento. E qui c'è proprio il nuovo, c'è proprio il futuro, c'è proprio l'idea del giovane artista che arriva da lontano, è stato in Russia, ha fatto un viaggio, si è aggiornato, è col bacco, si è preso una casa a Milano, se ne sta al terrazzo, la periferia è in costruzione, e dunque quella periferia che va costruendo si raccontano in qualche modo per lui il futuro, lo slancio verso qualcosa che succederà a lui e alla città dove ha scelto di vivere. E poi sono le strade lì ancora non costruite, dove abitavo a Milano, abitavo in Grecia. Sì, sì, è quella zona. Sì. Perché hai scelto le boccioni dell'autoritratto del 1908? Beh, innanzitutto perché è dipinto benissimo. Un bello stipendiato così. Poi l'autoritratto, io un po' ci ho lavorato sull'autoritratto, poi mi sono annoiato di autoritrarmi nel passaggio, perché a questo punto spero che non lo per tutti. Però e poi certo c'è questa prospettiva, cioè penso che la vita fa era appunto a Milano, aveva preso una piccola stanza, cioè aveva pochi soldi, e però appunto ritrarsi così è un ritrarsi e proiettarsi. Sì, forse che c'è anche un dato autobiografico, no? Che ti dica in fondo se arrivi a Milano. Io ho iniziato a lavorare lì, Poi questa è un'altra cosa in realtà, che tu sei uno, questo veramente sì, più per Hitler, sei uno dei pochissimi artisti italiani che ha proprio guardato il divisionismo, no? Questa è veramente la storia di Federico. Ce n'è un altro, per la verità, adesso siete amici, un altro artista italiano, che in Italia non vediamo così spesso quanto meriterebbe, così come Federico in realtà, e che si chiama Andrea Salvino, e Salvino di quel divisionismo, come dire, in qualche modo recupera anche l'aspetto dell'Ottocento, recupera anche l'aspetto politico, forse Federico è quello invece un lato più spensierato, ma spessamente spensierato, in realtà adesso non voglio diminuire certamente il proprio dicendo che spensierava. Però ecco, quanto ti senti vicino a Salvino? Cioè, siete in due in Italia che avete guardato queste cose, no? E poi la sua pittura di Coltiù è proprio la pennellata di Salvino, proprio divisionista. Quanto mi sento vicino a Salvino? Sì, innanzitutto moltissimo, perché lo vedo tutte le mattine a Berlino entrambi. A Berlino all'ingresso di scuola, quando aveva compagno con la figlia, che era la sua. Poi siccome è più piccola, sta in quarta, in terza, e la mia sta in quarta, diciamo, cioè, no, la mia sta in terza, la sua sta in seconda, e gli passo anche le giacchette, che quindi lo sento molto vicino. Poi, no, perché vedo Clementina con le scarpette, che è un Teodoro, piuttosto che... E poi sì, penso che anche lui l'ha guardato tanto, evidentemente, certo, le cose.
non lo so se poi formalmente, senz'altro siamo molto simili, ci scambiamo anche la porta opinioni tecniche su che base fai, come dare cose così. Diciamo che se c'è una cosa, lui è tanto antagonista, no? È tanto così. E più è così, se devo confrontarmi, più a me viene di essere contrario, nel senso opposto. E quindi per esempio io lì adesso comunque avevo scelto un lavoro di visionista di Balla, dove c'è la fidanzata a Villa Borghese. Ecco, se non so, per un Salvino il riferimento è la guerriglia urbana 68, a me allora proprio mi piace, infatti, cioè mi piace la fine, nulla di più bello e sereno della passeggiata di domenica o quello che è a Villa Borghese con la fidanzata, anche un po' immagino un po' che dire, cioè immagino Balla a cavalletto e lei che dopo scocciato. E infatti per esempio ho scelto questo quadro perché evidentemente per esempio quel lavoro lì invece è la mia compagna. Ma tra quello e quello, ecco, questo è il punto. Tra quello e quello c'è la vicinanza, così come tra quello e quello. Questa è più o meno una delle chiavi d'accesso a questa mostra. Donne pazienti. Beh, però anche senti, poi hai scelto questo ultimo Balla, lo facciamo vedere solo velocemente, perché questo è un Balla che c'è tanto, che dipinge da casa sua, in via Oslavia, a Roma, quello che vede sotto, che per me questa immagine ha in qualche modo a che fare con una foto tua che ho sempre amato molto, adesso a che fare fino a un certo punto, però comunque sempre l'immagine che dico forse ha usato in qualche mostra, se non sbaglio, come contrappunto, come appunto. L'immagine che si vedeva dal balcone di casa tua a Milano in via Settembrini, ed è proprio un tramonto sulla strada di fronte. Anche questa ha una sensibilità totalmente pietrellesca, pietrelliana, non so, queste immagini naturalmente. Però voglio chiedere prima una cosa, visto che adesso entriamo, diciamo, per un attimo di Milano e della tua vita milanese, perché com'è il tuo rapporto invece con Roma, che è la tua città, tu sei romano di Trastevere, però l'hai lasciata dopo l'Accademia, presto, ci sei tornato poi per un periodo in realtà, dopo Milano, però insomma, breve periodo in un certo momento in poi, come tu rapporto perché te ne sei andato subito a Milano? Io sono andato subito a Milano perché la prima mostra che feci a Roma venne tantissima gente, tutti erano felici perché erano tantissima gente, e io ero contentissimo. Poi invece andai a Milano e vedi tantissima gente, in più insomma era un lavoro, nel senso che guadagnai un sacco di soldi, quindi mi dava l'opportunità pratica di costruire, insomma, tutto. Questa era un'esperienza, però a parte questo io tornerei a Milano, cioè a questa immagine e a quel quadro di Balla, o meglio ancora, forse tornerei al quadro di Balla, perché questo mi piaceva, perché è un quadro di Balla ormai anziano che dipinge dalla finestra di casa sua in via Oslavia, ed è nel quartiere Prati, dove pure ho vissuto, il quartiere Prati, nella mia idea comunque, è molto simile un po' a questo quartiere qua, dove siamo i Cazzagati, e quindi c'era un'assonanza. Come si chiama quell'opera che non riusciamo a leggere? La fila per l'Agnello. E comunque io ho fatto un altro quadro che sta di là, che è appunto delle figure con l'ombrello, ma stata tagliata. In verità è presa da una fotografia di Berlino. Però pensando a questo quadro, pensando alla mostra, ho cambiato, cioè ho messo come titolo di Oslavia, perché mi ricordava questa cosa. E poi mi piaceva di immaginare questo vecchio pittore che forse all'epoca non era più tanto
più considerato, seppure invece poi la storia d'arte ovviamente giustamente penso che ha. Che lavorava in casa con i suoi figli, non so, sono beh, la casa anche è una questione che stiamo mostrando immagini da case, di case, questa mostra è piena di immagini di case, lo spazio stesso di Smart è stato vissuto da Federico e riletto come casa, prima di tutto, no? Come luogo domestico, quindi, per cui mi piace che in mostra ci sono altri due riferimenti, due cose che sono segrete. La prima è ha a che fare in qualche modo con la tua con il fatto che hai amato molto la casa di Max Liebermann a Berlino e nei dintorni di Berlino, e l'altra cosa invece è la via Scipione Emiliano, che è una via che a Roma non esiste, e che indica un indirizzo che è quello in cui vive, che indirizzo immaginario, quindi la famiglia del film di Ettore Scola, no? Questo è un altro rimando che è interno a questa mostra. Io però vorrei tornare un attimo su Milano, posso fare un tempo, e a quella foto del tramonto, possiamo anche commentarla, ce la ricordiamo. Che però ti svelo adesso, non fa il tramonto. È un'alba, bravissima. Perché ti volevo chiedere quanto è stato importante per te, perché tu non hai dei maestri veri e propri, no? Se no ricostruisci anche qui per genealogia la storia dell'arte italiana recente, allora potrebbe, soprattutto per quelli della tua generazione, potrebbe scoprire che a Milano la presenza di Caruti è stata molto importante, a Roma la presenza di Cesare Pietro Iusti è stata importante, soprattutto per artisti un pochino più giovani, da Federico in poi, diciamo così, a Bologna la presenza di Concetto Pozzati è stata molto importante, Federico invece la formazione di Federico avviene in assenza di maestri, però vive per alcuni anni in casa con altri due artisti, Luigi Presic e Gianluca Di Pasquale, che sono anche due carissimi amici, però avete fatto proprio un'esperienza, come dire, quella di Via Settembrini, in cui c'erano poi un sacco di altri artisti che passavano, no? Di passaggio, è stata una delle ultime esperienze di vita comunitaria a Milano, dopo l'arte è diventata individualista e gli artisti non hanno più condiviso spazi. Lì, tra l'altro, a Milano in quegli anni c'era anche il ricordo di Via Fiuggi, che era l'appartamento dove gli allievi di Garutti, quelli storici, proprio Perrone, la Gallegati, Gabelloni, hanno vissuto assieme per molti anni. Per cui ti volevo chiedere quanto è stato importante per te vivere quegli anni assieme ad altri artisti che facevano anche lavori in parte simili, ma anche molto diversi, perché poi per esempio Luigi Presic proprio lì alla fine dell'esperienza di Via Settembrini ha preso una strada completamente diversa. Insomma, cosa ricordi di quella casa e di quegli anni? Beh, da vivere, cioè, ecco, se dici non c'è maestro, non hai avuto maestro, in fondo penso che le accademie, o comunque per me è stato importante il rapporto con gli altri, allora se pensa già prima all'Accademia delle Arti a Roma, c'era Daniele Puppi, c'era Marco Raparelli, comunque lo stare insieme agli altri poi coetanei, invece forse, anche storicamente penso, è forse talvolta più importante di avere un maestro. Eventualmente il maestro è colui che ti fa stare sociale, farlo diventare semplicemente raccontante. Lo lascio a voi alle domande che potreste fargli. Perché... Beh, ti ha detto finora che fa anche altre cose, vediamo qualcosa. Sì, esatto. Era la mia conclusione, ovviamente, se non siete troppo stanchi vi mostro, vediamo, uscire una cosa da raccontare al di fuori del lavoro di pittura. Sì, quello che vuoi tu. La griglia. Guarda, scritto che mi ha fatto di Settembrini, cominciamo da questa cosa qui. Ah, questa era, appunto, in questa casa eravamo in tanti, quindi si riceveva, si accumulava tante carte legate alle cose dell'arte, quindi comunità di stampa, inviti, arrivavano per posta, e quindi io ho deciso che per un anno le avrei accumulate incollandole passo passo, e quindi dopo un anno era arrivata una palla grossa e pesante che se vogliamo anche metà poi e dunque poi l'ho tagliata con l'idea poi di svelare questa stratificazione un po' come pensando agli anelli degli alberi e quindi poi si è aperta perché
tagliando la sega lì, cioè ho lasciato volontariamente che venisse un po' come capitava, la sega non riusciva a fare totalmente, a passare il diametro, e quindi ho dovuto un po' girare, quindi poi si è aperta con questo nocciolo che ha ceduto. E infatti nell'incavo si legge un comunicato stampa di Francesca Raffman. Quindi posso fare una domanda? Certo. Perché non ha dipinto tanto con i colori? E infatti lo voglio fare. Guarda, qui c'è un dipinto a colori che per me è proprio l'origine del problema, tutto quello che ci ha fatto vedere. E via che vero, certo. Perché? Beh, un po' perché non mi sembrava necessario all'epoca. Adesso invece un po' sto cambiando, cioè sto cambiando un po', forse un po' di calato, ci si alleggerisce. La maturità. Eh? La maturità. Beh, l'età, l'intesa, sì, la maturità, sì. E, quindi mi ripropongo di farlo. L'ho iniziato a farlo con il risultato, bisogna anche vedere il risultato, però sto scoprendo questo mondo del colore. Noi che parli un po' di, del tuo stile, perché il tuo stile qui, io mi ricordavo dei timbri, poi mi ricordavo altre cose, e qui ho scoperto tantissime altre cose che hanno sempre in comune con i timbri, c'è la luce, cioè il lavoro sulla luce che c'è dappertutto, in tutti i tuoi lavori, no? Questo, voglio sapere, i timbri, vuoi continuare a farli, dicevi sempre, e in parallelo fare queste altre cose più pittoriche? Sì. Ma perché questa è una forza di fare entrambe le cose? Sempre stato così, da molti anni così. Ma per me sì, poi è ovvio che quello che viene esposto, come poi viene raccontate le cose, io non posso, in fondo neanche voglio avere troppo il controllo su quello degli altri. Però io, per tanti mi hanno detto, delle cose nuove, per me è assolutamente nel mio, cioè non mi sento, anzi, in fondo mi sento di aver fatto proprio una mostra con dei lavori. Quindi proprio tornando insomma alle origini, comunque cioè, lo sento, non mi sembra di aver fatto una novità, no, certo, però capisco la, che è la forza della mostra che ci siano entrambe le cose. Mi stupiva che tu dicevi che preferivi che non ci fossero timbri, perché io volevo immergersi a pieno, in realtà poi mi sono ricreduto, sbagli del curatore. Che non sbaglio. No, in realtà perché volevo che mangiasse questo lato, Federico. Abbiamo dato, cioè c'è sempre stato, ma è sempre rimasto scuro. E per me fa luce anche sul lavoro su YouTube. Però il lavoro qui ce l'abbiamo in testa, insomma, per cui la presenza o meno non era così rilevante, secondo me. Invece in realtà questo dialogo per me vive molto bene, in molta sono contenta che ci siano entrambe le cose. Anche in relazione alla dimensione domestica dello spazio. Sì, sì, ma si entra proprio nella casa di Federico, cioè nello studio di Federico, studio in casa, questo è quello che trovi, davvero. Queste cose qui ci sono in prossimità di una mostra, ogni tanto, ogni anno, una, due all'anno. Queste cose qui ci sono sempre, tutti i giorni, è proprio lo studio di Federico. È poi organizzato in un micro racconto, in un tentativo di racconto. C'è una donna, il padre, scompare, donna, sua compagna, però c'è qualcosa che ha anche a che fare con me. Lieve narrazione, però sì, devo dire che adesso che la rivedo anche a distanza di qualche giorno funziona molto bene, sì. Un'altra domanda. Il timbro, prima parlava delle pennellate, sembrava che il pennello per lei fosse un simbolo, una trasmissione di un'idea. Secondo lei, cioè secondo quello che mi traspare, il timbro sembra quasi un simbolo, ha una dimensione simbolica per lei? Beh, è due cose insieme, perché è evidentemente un gesto, cioè la traccia non ha l'espressività di una pennellata, però comunque evidentemente c'è stata un'imprimitura, no? E poi però ovviamente è un codice, cioè ti dice che significa significato e significante, non si dice così.
Ho risposto. Sì, volevo sapere cosa. Cioè, sì, sicuramente. Volevo sapere se il simbolo per lei cosa significa il timbro proprio per lei. Il timbro per me niente, cioè non ho nessuna particolare affezione. Oddio, forse sì, perché c'è un timbrino antico a casa, forse da lì. Però non ho nessuna particolare affezione al timbro, in sé. È semplicemente un mezzo più pratico e okay. Che ho trovato per raccontare una semplicità, una poetica che è quella del costruire le giornate lavorative, qualcosa. Quindi c'è stata un'intenzione nella scelta dei tipi o è stata una cosa casuale quasi, nel senso che un giorno, non so, avevi un timbro sulla scrivania e hai cominciato a fare delle prove senza quasi accorgertene, poi ti hai colpito questo strumento inusuale, diciamo. Ma c'è qualcosa che incontra anche, scusa, dopo risponde Federico, che incontra anche il suo immaginario, perché Federico è estremamente il suo immaginario, Federico è estremamente metodico, ha questa capacità anche molto forte di accogliere la noia, l'indifferenziato, per cui in qualche modo il timbro per me incontra Federico in maniera non casuale, per cui adesso sta diminuendo la portata di questo incontro. Perché lo incontra proprio in alcune cose che fanno parte proprio dell'immaginario di Federico. Rispondo pure tu adesso. Sì. Aspetta, mi sono perso. La domanda è se è stata casuale, a un certo punto eri alla ricerca di uno strumento che potesse rappresentare il tempo del tuo lavoro, per esempio, e hai pensato al timbro. Sì, certo. Così è andata. Cioè, è andata un po' per prova, nel senso, a un certo punto avevo un timbro con scritto Federico. L'avevo ritratto col timbro con scritto Federico, era un po' diciamo eccessiva come tautologia, però formalmente mi interessava questo. E poi erano nel 97, ancora adesso poi questo è? No, questo è l'ho timbrata su muro ad però erano gli anni in cui ancora non c'era la fotografia digitale, in cui c'era l'abitudine di capire che immagine può essere costruita dai pixel, cioè ancora non c'era questa questione. E quindi comunque costruire un'immagine di singoli elementi mi sembrava una cosa innovativa. E poi ragionando su questo ho provato a pensare e mi piaceva fare dei dipinti e metterci la data, insomma. Classico, semplice, però sì, a un certo punto proprio l'ho pensato, sono andato in cartoleria e ho comprato il timbro e l'ho fatto. Però anche andare in cartoleria mi toglieva dall'idea di andare al negozio delle belle arti, quindi del compiacimento dei materiali, invece l'andare in un altro negozio, e quindi la cartoleria è il negozio cerebrale, no? Nel senso dove trovi lo scrivere, il disegnare, sono questioni più di mente che di pancia. E quindi già trovare il materiale che utilizzavo in quel negozio mi sembrava importante. Altre domande? Bene. Io avrei un'altra domanda. Visto che poi parte. Volevo sapere se, come è mia impressione, ma molto così, c'è un'evoluzione in senso intimistico in questa fase di lavori di timbri più recente. Sì. Timbri. Sì. Perché una cosa che mi piace di questa mostra, che mi piace molto, che mi ha colpito molto quando si è deciso di fare insieme questo progetto, è appunto questa dimensione, no? questo avere coraggio di proporre una dimensione così fortemente intimistica anche nei lavori di team, perché ne avevamo viste, le avevo viste,
degli altri lavori che erano più, però mi sembravano meno, no? Perché erano le strade, scorci di città, c'erano appunto degli alberi, anche c'erano delle nature morte. Questi li trovo particolarmente, infatti mi piacciono molto, e mi domandavo se, essendo molti anni che dipingi coi timbri, anche tu cogli dei passaggi, no? Dei passaggi, certo, significativi. Sì. Beh, per esempio, in generale, nelle espressioni artistiche, cioè quindi intendo, non so, una canzone, ho capito che raccontare appunto quella cosa può dire molto e quindi può offrire agli altri quello di riconoscersi anche in quella piccola cosa, perché in fondo poi la maggior parte della nostra vita, almeno di ascoltare, insomma, è fatta di piccole cose, e quindi ho pensato che invece ha valore raccontare tutto questo, anziché i grandi episodi che possono essere, cioè, i momenti in cui la vita fa delle cose eclatanti, no? E invece, anche perché essendo da quello che faccio è fatto in solitudine, non è che faccio il regista cinematografico per cui so che fare un'industria, ma il mio lavoro pratico tutti i giorni è un lavoro intimo, appunto, non a caso appunto ho uno studio in casa, ho questo tipo di lavoro, quindi combaciava le immagini che racconto con il come lo racconto. E quindi a questo punto perché è un lavoro che evoca, non vuole sorprendere, però evoca molte cose questo lavoro, molte cose che insomma tendono a essere un po', dalle quali si tende a essere distratti, no? dalla vita quotidiana, così frenetica, ma anche dal mondo dell'arte, anche nel mondo dell'arte c'è meno questa. Quindi è un'attualità molto significativa, proprio, no? Per proporre questo tipo di dimensione. A complimento. È anche un buon finale, direi, no? Grazie, buonasera.